È andato in scena all'Auditorium Luigi Stefanini di Treviso il gioco del Torello, uno spettacolo che porta in scena l'enigma irrisolto dell'omicidio di Sandra Casagrande, pasticcera di Roncade, uccisa nel 1991 da un assassino tuttora ignoto. Svettavano sopra la linea dei tetti due camini sottili e imbracati da tiranti. Dall'uno uscivano vapori di pane, dall'altro gli aromi arrotondati e non ancora diluiti dal vento di pasticceria. Ed è con queste parole che Alberto Moscatelli apre il sipario dello spettacolo teatrale Il gioco del Torello, tratto dall'omonimo libro inchiesta del giornalista Gianni Favero Penna, che nel lontano 1991 seguì attentamente il giallo della pasticceria di Roncade, l'omicidio di Sandra Casagrande. Storia che ancora oggi non scrive fine nei titoli di coda, storia rimasta ancora senza un colpevole. Siamo nel 1991, ancora sicuramente non si parla di femminicidio, ancora siamo in una provincia abbastanza profonda, trevigiana, e dove evidentemente le tecniche di indagine non erano ancora così avanti anche dal punto di vista tecnologico come lo sono adesso. Un delitto rimasto irrisolto, come tanti del resto dell'epoca, da più di 30 anni. Un delitto ancora irrisolto, una verità quella su Sandra rimbalzata da una sponda all'altra, proprio come nei campi da calcio nel famoso gioco del Torello. In occasione della riapertura delle indagini temporanea per un controllo sul DNA di alcuni reperti rimasti dal caso, Gianni organizzò un incontro monotematico con il procuratore Foiadelli nell'auditorium delle scuole medie di Roncade, e per così introdurre l'argomento, far capire alle persone presenti un po' di cosa si stesse parlando, chiese alla compagnia di poter creare una sorta di piccolo monologo introduttivo di una decina di minuti. Allora lo scrivemmo a quattro mani con Gianni, e da lì inizia la storia di questo spettacolo. Un giallo che ha più di 30 anni, che mai come oggi potrebbe collocarsi tra le nostre pagine di cronaca nera. L'efferatezza del delitto, per quanto possa avere delle motivazioni forse anche diverse da quella del sentimento della gelosia, però sicuramente denota una forte componente anche di questo. Quindi sì, possiamo parlare di un caso di femminicidio ante litteram.